Ognuno di noi ha dei grandi sogni, ma per realizzarli serve l'aiuto di un compagno di viaggio che renda le cose semplici, come ProFamily, una famiglia di prodotti studiati per realizzare ogni tuo progetto con un credito trasparente e leggero. ProFamily, il credito genuino. A Perugia, in via Mentana 1. Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di TEF Channel. Apriamo con la cronaca, perché domani alle 10 il RSU della Indelfab, l'ex Merloni, insieme ai sindacati organizzeranno un presidio nel rispetto delle norme Covid a Gualdo Tadino in Piazza Martiri della Libertà per protestare contro la decisione unilaterale dell'azienda di aprire la procedura di mobilità per tutti i dipendenti occupati tra Umbria e Marche. Solo nello stabilimento di Gaifana di Nocera Umbra si troverebbero così senza lavoro qualcosa come 270 persone, un'autentica bomba sociale per il territorio, e dunque appuntamento domani alle 10 sotto la sede del comune a Gualdo Tadino. Parliamo adesso di coronavirus, con i dati relativi all'ultima settimana, quella dal 14 al 21 agosto, che ha visto in Umbria 70 nuovi casi positivi. Sono passati da 1532 a 1602 dall'inizio dell'emergenza, sono guariti però anche i cresciuti, più 14. I ricoveri totali sono passati da 10 ad 11, di questi uno in rianimazione. Il numero dei decessi resta fortunatamente invariato ad 80, il totale delle persone attualmente in isolamento è di 1411 rispetto alle 835 del 14 agosto, e di queste sono in isolamento contumaciale 118 rispetto ai 63 del 14 agosto. Il numero complessivo dei tamponi effettuati è di 139.407 rispetto ai 131.894 alla data del 14 agosto, il che significa 7.513 tamponi effettuati in questa settimana con 70 positivi. Parlando sempre di Covid, sono state levate dalla polizia locale le prime contravvenzioni dopo l'ordinanza del 16 agosto, come ci spiega Elena Ballarani. La polizia locale di Norcia ha elevato le prime contravvenzioni Covid dopo l'ordinanza del 16 agosto del Ministero della Salute. Le multe comminate prevedono una sanzione di 280 euro se pagate entro 5 giorni e di 400 euro se pagate entro 60. Ringrazio la nostra polizia locale e tutte le forze dell'ordine che quotidianamente si adoperano per la sicurezza e la salute della collettività, ha detto il sindaco di Norcia Nicola Alemanno. L'impegno dell'istituzione anche in queste emergenza legata al coronavirus è quello di invitare a rispettare le semplici regole che ci sono richieste per scoraggiare la diffusione del contagio. In primis quella di indossare le mascherine, quindi sanificare le mani e mantenere la distanza interpersonale. Il rispetto per il prossimo passa da questi piccoli accorgimenti, ha concluso Alemanno. Il primo cittadino già nelle prossime ore promulgherà un'ordinanza a seguito di quella del 16 agosto del Ministro della Salute e Speranza, in cui andrà a sancire l'obbligo della mascherina ad esclusione dei bambini rientranti nella fascia d'età da 0 a 6 anni, dalle 18 alle 6 fino al prossimo 7 settembre, anche all'aperto, individuando le zone e le vie a maggior rischio assembramenti. Il personale della squadra volante ha arrestato un cittadino macedone di 44 anni che soggiornava insieme alla propria compagna, una cittadina macedone di 43 anni, presso un noto hotel della città di Perugia. Il macedone, inserito in una banca dati Interpol, risultava da ricercare a seguito di un ordine di esecuzione di misura cautelare in ambito internazionale. Gli agenti della volante hanno preso contatti con il personale della reception dell'hotel, che hanno indicato la camera dove è stato rintracciato il 44 al quale è stato notificato il mandato di cattura internazionale emesso per il reato di truffa dal tribunale di Struga, città macedone. Accompagnato presso gli uffici della questura di Perugia e espletate le formalità di identificazione e arresto, l'uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Perugia Capanne e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.
Era arrivato invece in Italia solo un mese fa un giovane di 23 anni albanese incensurato, arrestato a Foligno dalla polizia che lo ha sorpreso a spacciare cocaina nella zona dell'ospedale. In casa aveva oltre 9.000 euro in contanti ritenuti appunto frutto dell'attività illecita. In poche ore i poliziotti hanno assistito a 4 cessioni di stupefacente, hanno quindi fermato l'auto del giovane e lo hanno identificato. Nel corso della perquisizione domiciliare che ne è seguita, oltre a 3 bilancini di precisione, materiale utile al confezionamento delle dosi, la polizia ha trovato appunto anche 9.050 euro in contanti, di cui il 23enne non ha saputo giustificare l'origine. Il denaro è stato sottoposto a sequestro. Il giovane albanese è stato invece arrestato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Parliamo ancora di cronaca, perché sono 3 i verbali emessi dalla polizia locale a Perugia per controlli di viabilità e del rispetto delle disposizioni comunali per la tutela del decoro e della sicurezza urbana. Il servizio è di Paola Costantini. Mercoledì pomeriggio le pattuglie della polizia locale impegnate a Perugia in corso Garibaldi e nella zona della stazione di Fontivegge per controlli di viabilità e del rispetto delle disposizioni comunali finalizzate alla tutela del decoro e della sicurezza urbana hanno emesso 3 verbali per altrettante persone. In corso Garibaldi è denunciato un tunisino sorpreso alla guida di un veicolo in transito in senso contrario a quello consentito. L'uomo, classe 1990, sprovvisto di patente di guida in quanto mai conseguita, è stato condotto in questura dove è risultato irregolare sul territorio italiano, destinatario di provvedimento di espulsione non ottemperato. È stato quindi deferito all'autorità giudiziaria, mentre l'auto è stata sottoposta a fermo amministrativo. Nella zona di Fontivegge, in via del Macello, è stato fermato un minorenne rumeno a bordo di un motorino condotto senza patente di guida ed assicurazione. Il giovane è stato sanzionato ed il mezzo sottoposto a fermo amministrativo. Infine, nell'ambito dell'attività di contrasto alla prostituzione su strada, è stato sanzionato un avventore che in via Canali ha fatto salire a bordo del proprio veicolo una donna di etnia rom in violazione dell'ordinanza 695 del 2020. Ammontano a 3 milioni di euro le risorse ammesse a finanziamento per la realizzazione di una nuova scuola secondaria di primo grado a Deruta. A darne notizia sono il sindaco Tognaccini e il vice sindaco con delega lavori pubblici del comune appunto di Deruta. Si tratta, commentano i due, di una importante notizia per i nostri studenti e per le loro famiglie. Gli edifici scolastici non sono un mero contenitore, ma contribuiscono alla formazione dei nostri studenti. Una scuola dotata di tutte le tecnologie e comfort, innovativa e all'avanguardia. Parliamo adesso invece di caldo rovente, temperature che si alzeranno ulteriormente nelle prossime giornate. Già da domani si toccheranno di nuovo i 36 gradi, ce ne parla Valentina Baldoni. A seguito del bollettino trasmesso giovedì dal centro di competenza nazionale del Ministero della Salute, è dichiarata attivata la fase di disagio livello 2 a causa delle alte temperature previste per le giornate di oggi, venerdì 21 e domani sabato 22 agosto. Per evitare di incorrere nei fastidi e nelle conseguenze del caldo è necessario bere più liquidi, in particolare acqua, rimanere in casa o in zone ombreggiate e fresche e se possibile in ambienti condizionati tra le 11 e le 15 e a ventilare l'abitazione. Inoltre, nelle ore più calde, se non si ha un condizionatore in casa, è consigliato fare docce e bagni extra e indossare abiti leggeri, di colore chiaro, non aderenti, per permettere la circolazione dell'aria sul corpo. È sconsigliato fare esercizi fisici non necessari all'aperto o in luoghi non condizionati ed evitare l'esposizione inutile al sole diretto. Nel caso in cui si debbano svolgere attività all'esterno, limitarle alle ore mattutine e serali. Nell'alimentazione preferire pasti leggeri e fare attenzione all'opportuna conservazione dei cibi. Si raccomanda inoltre di non sostare in automobili ferme al sole, né di lasciare mai persone, specialmente bambini, anziani o anche animali domestici, in auto o in altri veicoli chiusi. In caso di necessità si può telefonare all'ASL, al numero unico, all'URP o agli uffici decentrati, ex circoscrizioni, per conoscere i servizi ai quali ci si può rivolgere e per sapere se nelle vicinanze dell'abitazione vi sono appositi luoghi per il sollievo dal caldo.
adesso parliamo di turismo, perché il record di presenze in Umbria in questo mese, che è stato definito il miglior agosto di sempre, trainante il turismo italiano dopo il crollo di quello straniero. Ce ne parla Elena Ballarani. È un'estate diversa, unica, difficile, quella che ha contraddistinto il post-lockdown tra dubbi e incertezze, specie per il comparto turistico. Ma qualcosa si è mosso, anzi, molto. La campagna messa a punto da Confcommercio insieme alla Regione dell'Umbria per promuovere l'Umbria come regione sicura, i protocolli stilati per ripartire nelle strutture alberghiere, attività ricettive, pubblici esercizi nella massima sicurezza, hanno dato risultati che forse nessuno si sarebbe aspettato, tanto da essere definiti una bellissima sorpresa dal presidente di Federalberghi, Simone Fittuccia. Dopo una ripartenza comprensibilmente lenta, le presenze turistiche che si sono registrate ad agosto, in particolare nella settimana di Ferragosto e in quella seguente, sono state contrassegnate dall'occupazione dell'85%, con agriturismi al completo e alberghi dei centri storici che si sono riempiti. Per l'Umbria è lecito parlare di un vero e sorprendente record, perché in questo periodo di piena estate la regione dell'Umbria, fortemente vocata al turismo religioso o enogastronomico, non è mai stata una meta turistica primaria. E se da una parte il bilancio della stagione dopo il lockdown resta in rosso, visto che dal 1 marzo al 30 giugno il comparto alberghiero ha lasciato sul campo 90 milioni, dall'altra parte il boom di affluenza in Umbria, soprattutto in questo mese di agosto, lascia davvero ben sperare per il futuro. L'associazione di categoria ha effettuato una ricognizione sui vari territori per misurare il polso degli operatori economici e ovunque sono state registrate elevate presenze turistiche, dalla Bassa Umbria, dunque Terni, Narni, Orvieto e Todi, fino a Spoleto, salendo per Gubbio e anche Perugia. Altra bella sorpresa è stata la risposta del turismo italiano, che ha compensato il crollo di quello straniero, quest'anno quasi azzerato. I viaggiatori italiani, che generalmente sceglievano mete estere per le vacanze, quest'anno sono rimasti in Italia, facendo quindi crescere la domanda interna. Il maestro Maurizio Mastrini, direttore artistico e ideatore del Festival Green Music, che ha avuto tra i grandi protagonisti anche Antonella Ruggiero, si esibirà sabato domani alle 18.30 nel Teatro Naturale del Tempio del Belvedere ad Orvieto con Lockdown, il suo ultimo progetto discografico. Il nuovo lavoro dell'eclettico pianista umbro è stato scritto e realizzato durante la quarantena. In Lockdown c'è tanta tristezza, terrore, ma anche tanto amore per la vita, per il prossimo e per quello che siamo. Con il Lockdown International Tour, che partirà durante l'estate, il maestro Mastrini taglierà la soglia dei 700 concerti tenuti in tutto il mondo. Adesso andiamo invece a Pietralunga, sarà un fine settimana all'insegna del buon cibo e delle tradizioni. L'associazione Valle del Carpina, infatti, con il patrocinio del comune per sabato 22 e domenica 23 agosto, propone un evento dedicato alla nocciola di Pietralunga, cibo autentico del borgo, molti appuntamenti in programma, come detto, sia per immergersi nella natura con delle passeggiate che per assaggiare le prelibatezze locali. Nelle due giorni è prevista anche musica con la rassegna delle bande umbre. Domenica si svolgerà poi la gara del miglior cialdone, al termine della quale saranno premiate le cialde più buone realizzate con i ferri da cialde dalle famiglie pietralunghesi. Parliamo adesso di spettacolo, andiamo a Città di Castello, un'inaugurazione, una prima speciale per il 54esimo Festival delle Nazioni dedicato alla Russia. Ci spiega tutto Paola Costantini. Sarà il pianista siberiano Dmitri Shishkin, tra i più apprezzati interpreti alla tastiera della sua generazione, ad inaugurare il cartellone principale del 53esimo Festival delle Nazioni dedicato alla Russia. Sull'onda dell'entusiasmo per i diversi apprezzatissimi eventi collaterali che nei giorni scorsi hanno animato Città di Castello, in un crescendo di attesa per l'apertura della manifestazione, il sipario si apre ora sui pezzi forti della sua programmazione. A partire appunto dal recital pianistico che avrà luogo sabato 22 alle 21 nel Teatro degli Illuminati. Il palco mobile elettrico, speciale veicolo musicale eco-friendly, novità assoluta per il Festival delle Nazioni, sempre sabato a partire dalle 18, nell'ambito degli eventi collaterali della manifestazione,
comincerà la prima delle sue corse. In questo suo debutto trasporterà e diffonderà per le vie del centro storico Tifernate le declamazioni futuriste italiane e russe di Enrico Paci e Maurizio Perugini. E si terrà invece domenica a Foligno, alla Corte di Palazzo Trincia, alle 18, il quarto evento del premio letterario Fulginiamente, iniziativa promossa dall'omonima associazione con il patrocinio del Comune e il contributo della Fondazione Cassa Risparmio di Foligno. Si proseguirà poi il 25 agosto a Perugia, nel Parco della Biblioteca di San Matteo degli Armeni, a Trevi, a seguire il 30 agosto alle 18. Il premio, giunto ormai alla quarta edizione, è riservato a scrittori umbri e presenterà, dopo le tappe di Campello, Spello e Rasiglia, altri 6 dei 34 partecipanti. Andiamo adesso a Gubbio, prima della pagina sport, perché è stata presentata ieri la 20ª edizione del Trofeo Fagioli. Sono 218 i piloti iscritti al 55esimo trofeo Luigi Fagioli, che si sono dati appuntamento a Gubbio nel weekend del 23 agosto per la seconda prova del campionato italiano velocità montagna, aperta anche alle auto storiche. L'edizione 2020 della cronoscalata umbra è stata presentata questa mattina presso la sala trecentesca del Palazzo Comunale. Siamo arrivati a questa 55esima con molti dubbi, nel senso che quando abbiamo dovuto prendere la decisione se poterla fare o meno erano tante le cose da vagliare, però dopodiché controllando tutti i protocolli, controllando il tutto, siamo riusciti ad arrivare ad oggi, e veramente 55 edizioni consecutive possiamo dire tranquillamente di essere partiti, di esserci. Dobbiamo comunque sia dare un segnale a tutti per una ripartenza e per una cosa che comunque sia tutti quanti cercano. È un impegno importantissimo, soprattutto per la sicurezza dei piloti, ma la sicurezza che in questo momento, con l'epidemia che abbiamo in Italia, siamo molto attenti a quanto sono la distanza, ma soprattutto anche la posizionamento del paddock, che in questo momento l'abbiamo trasferito allo stadio e non è stato sufficiente. Utilizzeremo anche un'altra area che sono blindate da solo ed esclusivamente per le persone addette ai lavori. Io direi che i presupposti ci sono tutti per i 218 piloti, che sono i migliori che abbiamo in Italia e anche sul palcoscenico internazionale, ci sia uno spettacolo veramente con il rispetto delle norme e delle regole. Rendere possibili iniziative del genere, seppure con le dovute restrizioni, seguendo le dovute regole, è molto importante, ma soprattutto non è un evento casuale, è proprio frutto di una volontà molto attiva sia da parte nostra che da parte del comitato, di cercare di mantenere questo appuntamento e di fare qualcosa di utile e positivo per la città. Nel corso della presentazione si è tenuta anche la cerimonia di consegna del Memorial Angelo e Pietro Barbetti, che quest'anno è stato attribuito simbolicamente a tutti gli operatori della sanità italiana che hanno fronteggiato l'emergenza sanitaria. E adesso spazio alla nostra pagina sport. Fortinfissi, l'eccellenza italiana nei serramenti in PVC ed alluminio. Da impianti all'avanguardia e nel rispetto della migliore tradizione serramentistica italiana nascono finestre ai massimi livelli di comfort, design e risparmio energetico per le case di tutta Italia. Sciabbi, industrial, vintage, contemporaneo, rustico, classico o moderno. Scegli per la tua casa lo stile che più ti piace. Fortinfissi ha una finestra per ogni tendenza. Oggi con incentivi eco bonus e super bonus. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Perugia, Foligno e nel nuovo punto vendita di Arezzo. Assistenza completa nelle pratiche di cessione del credito.
tutti, benvenuti a Grifo Stadium. Eccoci alla nostra pagina sport che apriamo parlando di Perugia. Qualche problema per Fabio Caserta per quanto riguarda la rescissione con la Juve Stabia. Allora slitta l'annuncio del tecnico, salvo sorprese, sarà proprio l'allenatore calabrese nelle ultime due stagioni alla guida della Juve Stabia, con cui ha vinto il campionato di Serie C, salvo poi retrocedere lo scorso anno, il nuovo allenatore del Perugia. Qualora dovessero sorgere problemi con Caserta, il Perugia tornerebbe su quella che è una vecchia fiamma, se ne parla un po' tutte l'estate, ossia Stellone. Intanto ieri Caserta si è incontrato con il presidente Massimiliano Santopadre a Fiano Romano. A farci il punto è Alessio Romanelli. Sembra praticamente tutto fatto per l'approdo di Fabio Caserta sulla panchina del Perugia. Secondo alcune indiscrezioni, l'incontro, forse decisivo, tra il presidente Santopadre e l'allenatore calabrese è avvenuto ieri a Fiano Romano. Si attende quindi ad ore l'ufficialità dell'ultimo tassello della rivoluzione messa in atto dal patrone del Grifo dopo gli arrivi di Comotto e Giannitti. Caserta, classe 1978, originario di Reggio Calabria, aveva già nei giorni scorsi confermato la trattativa col Grifo. Perugia, tutto vero, vedremo come andrà a finire, aveva dichiarato ai microfoni di Tutto Mercato Web. Caserta, dopo aver indossato da giocatore le maglie tra le altre di Catania, Palermo, Lecce, Atalanta e Juve Stabia, ha iniziato la carriera da tecnico nel luglio 2017, quando è stato nominato allenatore proprio delle Vespe insieme a Ciro Ferrara. Nel 2018-2019 ha portato la formazione di Castellammare alla promozione in Serie B. Quest'anno però i gialloblu sono retrocessi e ad inizio agosto Caserta è stato esonerato. L'alternativa potrebbe essere Roberto Stellone, ma come detto sembra davvero tutto fatto per l'ex tecnico della Juve Stabia. Intanto Norbert Gjomber ha rilasciato un'intervista al portale slovacco sport.sk parlando del suo futuro. Posso dire che non tornerò a Perugia e non giocherò in Serie C, ha detto il centrale difensivo. Ho ricevuto due offerte, una dalla Serie A e una dalla Serie B. Mi prenderò tempo per decidere e sceglierò la soluzione migliore. Gjomber è comunque sotto contratto con il Grifo e può dunque rappresentare un'importante plusvalenza per la società di Santopadre. In attesa che a Perugia se ne facciano una ragione del mancato ritorno di Gjomber, ci andiamo ad ascoltare le parole del responsabile dell'area tecnica Roberto Goretti, che ieri di fatto ha salutato tutti. In questi giorni ci siamo parlati molto con il presidente. Finita la partita del play-out, il giorno dopo ci siamo visti tutti i giorni successivi. In pratica abbiamo parlato molto, penso che abbiamo parlato molto di più in questi tre giorni che in questa intera interminabile schifosa stagione, e ci siamo parlati un po' a cuore aperto e credo che abbiamo sviscerato quello che c'era da parlare. Abbiamo ragionato insieme per quello che è il bene del Perugia, quindi diciamo che abbiamo preso la decisione in maniera condivisa, in maniera onesta, e penso che non ci sarebbero state le dovute condizioni per creare una sinergia giusta, forte e immediatamente vincente. Quindi ci siamo abbracciati, ci siamo dati la mano e io credo che a livello umano ci saremo sempre, no? uno per l'altro, come due amici. Forza Perugia, il presidente è partito forte, Gianluca
lo conosco benissimo, è un ragazzo in gamba, ne avevamo già parlato col presidente ultimamente, sono sicuro che saprà dare il suo carattere alla nostra società. Sono molto contento, gli faccio un grandissimo in bocca al lupo. Credo che di aver letto che il presidente ha scelto il direttore sportivo, e dico bravissimo al presidente perché ha preso un ragazzo in gamba, un ragazzo onesto, pulito, che ha vinto tanto, che sa vincere, e adesso ho lo status di tifoso, quindi posso dire anche qualche cavolata in più, no? Parlando del Perugia posso parlare anche da bar, cavolata in senso buono, nel senso posso dire la mia da tifoso, e da tifoso dico che dobbiamo ripartire a razzo, dobbiamo vincere il campionato, dobbiamo lottare per vincere il campionato. Potrei dire una delle mie cavolate, battute che facevo qui durante questi anni, sicuramente in questi giorni avrei detto: ragazzi, bisogna stare 7 mesi in Serie C, 7 mesi. Siamo retrocessi il 14 agosto, in 7 mesi bisogna stare in Serie B, non è possibile che il Perugia fa la Serie C. Adesso parliamo di Ternana, perché il DS Leone è al lavoro per quello che sarebbe un ritorno incredibile, quello di Cesar Falletti in rossoverde. Il centrocampista offensivo nella scorsa stagione ha giocato in Messico, cartellino come detto di proprietà del Bologna, il patron Bandecchi ha dato l'ok, allora Leone ci prova a riportare appunto Falletti a Terni. Cessione intanto ufficializzata in prestito del portiere Tozzo, che si è accasato al Modena. Parliamo adesso anche di Gubbio, invece. Nel ritiro di Rocca Porena continuano a lavorare rossoblù agli ordini di Vincenzo Torrente, organico che si è arricchito di 4 pedine, Formiconi, Ferrini, Cucchietti e Migliorelli, oltre chiaramente al rinnovo di Juanito Gomez. Si cerca un attaccante di spessore. Il DS Gian Mariola lavora a 360 gradi, i primi 2 nomi della lista sono l'ex Monza Brighenti e l'ex Padova Mokulu, e vedremo quello che emergerà nelle prossime ore in casa Gubbio. Parliamo adesso invece di volley, perché sono stati appena sorteggiati i gironi della Champions League 2020-2021, che vedranno al via anche la SIR. Si parte a novembre dopo le fasi di qualificazione. Nel girone la SIR troverà la Lube Civitanova dell'ex capitano Luciano De Cecco, i francesi del Tour e i turchi dell'Azmar Emir. Come detto, il via a novembre. Il capitano della SIR nella prossima stagione sarà invece Aleksandar Atanasievic, lo ha ufficializzato direttamente il tecnico Vita Lainin, sarà lui il nuovo capitano, penso sia una scelta giusta, ha dichiarato il coach, sotto certi aspetti anche fisiologica. Anche l'anno scorso, quando sono arrivato io, era il nostro giocatore di riferimento, un giocatore centrale nella squadra, non solo in campo ma anche nello spogliatoio, in pullman, nelle cene di gruppo. A Perugia da tanti anni, per lui sarà una nuova e ulteriore sfida, ma Aleksandar ha un carattere da leader e sarà sicuramente un ottimo capitano. Proseguono intanto gli allenamenti al Pala Barton in vista della gara d'andata della semifinale di Supercoppa contro Modena, in programma il 13 settembre. Da Verona intanto nessuna novità per quanto riguarda il possibile dietrofront sull'ingresso dei tifosi all'arena per la finale, dopo la nuova ordinanza del Ministro della Salute. Ce ne parla Elena Ballarà. Dopo l'annullamento del test match contro la Gas Ails Piacenza, che sarebbe stata la prima trasferta stagionale per i Black Devils, ma saltata dopo l'entrata in vigore del nuovo decreto del ministro Speranza, i ragazzi del presidente Sirci sono tornati ieri pomeriggio ad allenarsi al Pala Barton. Vita Leinen e il suo staff tecnico hanno ormai aumentato i carichi di lavoro e, dopo le limitazioni imposte dal protocollo sanitario che vietava il 6 contro 6, ora possono anche impostare il lavoro sul gioco di squadra e sullo sviluppo di schemi. Il primo appuntamento della stagione sarà al Pala Barton domenica 13 settembre per la semifinale di Supercoppa, gara di andata di una doppia sfida in cui la SIR si contende con Modena l'accesso alla finale del 25 settembre all'Arena di Verona. Dopo l'ufficializzazione da parte della FIPAV dell'ok all'accesso di almeno 3.800 spettatori, non sono arrivate al momento comunicazioni su eventuali dietrofront dopo l'ultima
ordinanza del ministro Speranza. Ieri intanto il direttore generale della Blu Volley Verona, Fabio Venturi, nel corso della trasmissione Sport di Più, condotta dal giornalista Alberto Cristani, ha descritto la Supercoppa in Arena un evento con la E maiuscola che fa bene alla città, allo sport e al volley. Un evento che dà un po' di coraggio e ottimismo in questo momento in cui non è semplice organizzare eventi, ma una finale che va vista come una luce in fondo al tunnel con tutte le prudenze del caso. Ed è tutto, l'appuntamento con l'informazione di TEF Channel torna puntuale stasera alle 19. Ognuno di noi ha dei grandi sogni, ma per realizzarli serve l'aiuto di un compagno di viaggio che renda le cose semplici, come ProFamily, una famiglia di prodotti studiati per realizzare ogni tuo progetto con un credito trasparente e leggero. ProFamily, il credito genuino. A Perugia, in via Mentana 1.